Buongiorno, l'argomento di oggi e della lezione anche di domani sono ancora strutture dati non lineari, ma questa volta utilizzando un numero di nodi successori rispetto al nodo in questione arbitrario. Ne abbiamo visto in particolare il caso degli alberi binari, che sono caratterizzati dal fatto che ogni nodo ha al massimo due figli. Possiamo generalizzare questa struttura ai casi in cui un nodo possa avere più figli, e questo è il caso degli alberi n-ari, e possiamo ulteriormente generalizzare questa struttura consentendo ai nodi di avere dei link anche ad altri nodi dell'albero che si trovano a livelli diversi dal successivo. Ah, nell'albero abbiamo la caratteristica che ogni nodo è collegato solamente ai nodi del livello successivo, ma possiamo estendere questa notazione e ammettere anche collegamenti tra nodi di un livello ad un altro, e a questo punto questa struttura non è più un albero, ma si chiama grafo. Okay? Quindi vedremo in queste lezioni conclusive queste due estensioni. La prima è l'estensione al caso di alberi n-ari, alberi in cui quindi non c'è più la limitazione che ogni nodo ha al massimo due figli, ma può avere un numero arbitrario di figli. E poi vedremo appunto il caso dei grafi, in cui rimuoviamo l'assunzione di collegamenti solamente tra livelli successivi e ammettiamo collegamenti tra i nodi in qualsiasi modo. Allora, per quanto riguarda gli alberi n-ari, la rappresentazione può essere facilmente estesa rispetto a quella degli alberi binari, semplicemente considerando che anziché solamente due nodi figli, io ne posso avere un numero arbitrario, e per far questo ovviamente dobbiamo cambiare la rappresentazione. Al momento la rappresentazione degli alberi binari è data da una struttura che contiene un campo info, che contiene l'informazione di interesse, e poi il campo sinistro e destro, che contengono dei puntatori a sottoalbero destro e sottoalbero sinistro. Ovviamente questa struttura è realizzata sapendo a priori che non ci possono essere più di due nodi, e quindi possiamo scrivere due campi, utilizzare due campi per memorizzare i due possibili figli di un nodo. Eventualmente alcuni di questi campi possono essere null nel caso in cui il nodo non sia presente, però è sicuramente non possibile nell'albero binario che ci siano tre figli, ovviamente, per definizione. Bene, quando abbiamo un albero n-ario, possiamo ovviamente rappresentare con una struttura tramite il campo info, ma questa volta non sappiamo a priori quanti sono i figli. Quindi non possiamo scrivere qui un numero di campi pari al numero di figli, perché non possiamo sapere quanti sono a priori. Allora, cosa facciamo? Cosa dobbiamo memorizzare? Qui dobbiamo memorizzare una collezione di elementi di cui non conosciamo la dimensione, e sappiamo ovviamente utilizzare delle strutture dati per memorizzare le collezioni. In particolare vogliamo mantenere informazioni su tutti i sottoalberi di un particolare nodo, di un particolare nodo radice, e per far questo possiamo utilizzare diverse implementazioni di liste. In particolare possiamo utilizzare una struttura collegata, questa volta lineare, perché tutti i figli di un nodo sono rappresentabili in una struttura lineare, e quindi avere un meccanismo per cui il nodo dell'albero ha come riferimento un puntatore a cosa? Ad una struttura collegata lineare che contiene diversi record, ok? Che ciascuno dei quali è a sua volta un puntatore al sottoalbero corrispondente.
Okay, vedete, il caso binario è il caso in cui noi abbiamo solamente il campo destro e sinistro, che siccome sono due possono essere memorizzati direttamente qui dentro. Nel caso binario non sappiamo quanti fili avrà un nodo, dobbiamo memorizzare queste informazioni in una lista. In una lista di che? Una lista di puntatori ad alberi, okay? Perché ciascuno dei figli di questo nodo è a sua volta un albero, un puntatore ad un albero. Quindi qui vedete che dobbiamo realizzare due strutture. La struttura che poi chiameremo tipo albero, che è simile alla struttura tipo albero binario, con la differenza che anziché avere due campi che sono puntatori ad altri alberi, qui abbiamo un unico campo che chiameremo figli, e che è un puntatore alla lista dei figli di questo nodo. La lista dei figli la rappresentiamo anch'essa come una struttura collegata lineare, perché non sappiamo quanti sono, la potremmo rappresentare con degli array, però poi sappiamo quali sono i problemi degli array statici, e quindi dobbiamo definire un'altra struttura. Questa struttura è una struttura diversa dalla struttura tipo albero, è la struttura che è indicata come struttura nodo figlio. E questa struttura nodo figlio è una struttura che ha due campi, un campo albero che è un puntatore appunto all'albero che era rappresentato da questo nodo, e il campo next che è il puntatore al prossimo nodo in questa struttura. E poi qui avete di nuovo il campo info del sottoalbero, eventuali figli, oppure nel caso in cui un nodo è una foglia, il campo figli avrà come valore null, ovvero la lista dei figli è vuota e quindi vuol dire che il nodo è una foglia. Quindi ad esempio se vogliamo rappresentare un albero ennario in cui ad esempio il nodo radice ha tre figli, allora avremo una struttura tipo albero che contiene l'informazione della radice, ad esempio 5, poi qui avremo che i figli del nodo 5 sono rappresentati tramite una struttura collegata lineare di tre elementi di tipo struttura nodo figlio. Ciascuno di questi record ha due puntatori, un puntatore all'albero e il puntatore next alla parte restante della struttura. Il primo elemento di questa lista punta all'albero che ha come informazione 1, il secondo elemento punta all'albero che ha informazione 2, il terzo elemento punta all'albero che ha informazione 3. Poi il nodo 1 ha a sua volta un figlio, e quindi punta ad una lista che contiene un solo elemento che a sua volta punta all'albero con informazione 7, mentre gli alberi 2 e 3 sono delle foglie e quindi il campo figlio è nulla. Okay? Quindi vedete che la rappresentazione è formata da due tipi di record: il record che contiene l'informazione del nodo dell'albero e il puntatore alla lista dei figli, e dei record che invece corrispondono ai vari elementi della lista dei figli, e ogni elemento di questa lista è a sua volta costituito da un puntatore all'albero, che è il sottoalbero corrispondente, e il puntatore next al prossimo elemento della lista. Ok? Allora, quindi vedete che qui abbiamo bisogno di definire queste due strutture, e le due definizioni sono mutuamente ricorsive, perché quando definite la struttura tipo albero, dovete fare riferimento a puntatore al nodo di tipo nodo figlio,
E quando definite la struttura nodo figlio dovete fare riferimento alla struttura nodo albero, ovvero avete uno schema di questo tipo, che per definire A avete bisogno di B e per definire B avete bisogno di A. Allora, questo vedremo poi che vale anche per l'implementazione dei metodi di visita, quindi dovremmo usare nel caso ricorsivo una doppia ricorsione. Ma se voi scrivete in C o in C++ una dichiarazione di questo genere, ovviamente vi dà errore, perché ad esempio qui vi dice: ma io non conosco B. Le interpretazioni del compilatore vengono effettuate nell'ordine in cui le scrivete nel programma. E quindi ovviamente comunque invertite queste due definizioni, c'è sempre qualcosa che non conoscete. Abbiamo visto, questo vale sia per le strutture che per le funzioni, che è possibile dichiarare l'esistenza di una struttura o di una funzione prima di implementarla. E quindi il modo corretto per fare questa cosa è di definire preliminarmente l'esistenza di una struttura. Quindi l'istruzione struct B dichiara che esiste una struttura, ma senza dare il contenuto. A questo punto potete definire A in funzione di B e poi potete definire B. Ok? Quindi nella definizione dell'albero ennario vedete che noi dobbiamo definire la struttura albero, che poi caratterizzerà il tipo albero, e la struttura nodofiglio. E la struttura nodofiglio deve contenere, scusate, la struttura albero deve contenere un puntatore a una lista di nodi di tipo struttura nodofiglio, e la struttura nodofiglio contiene a sua volta puntatore alla struttura albero. Quindi siamo in questa situazione di dichiarazione di strutture mutuamente ricorsive. Per far questo è necessario definire una delle due, o anche tutte e due se volete, preliminarmente. Quindi questa istruzione che vedete non è la definizione, scusate, non è la dichiarazione di una struttura vuota, ma è semplicemente la definizione di una struttura che definisce l'esistenza di una struttura che ha questo nome. A questo punto, struct nodofiglio la potete utilizzare per definire struct albero e poi struct nodofiglio la dichiarate successivamente. Bene, quindi vedete i due record, il tipo albero contiene un campo info di tipo info albero, ad esempio interi in questi esercizi, e un campo figli che è un puntatore a una struttura di tipo struct nodo figlio, che è ovviamente un puntatore al primo elemento di una struttura collegata, mentre la struttura nodo figlio contiene un albero come puntatore all'albero corrispondente al figlio e il campo next, che è un elemento di tipo struct nodo figlio che corrisponde al prossimo elemento della struttura collegata. Quindi qui possiamo far così, scrivere i nomi delle strutture vicino a questi box. E la parte conclusiva di questa serie di dichiarazioni sono una serie di type def che permettono poi di definire i tipi corrispondenti e in particolare definiscono il tipo albero come variabile di tipo puntatore a una struttura albero e
che a sua volta, questa qui viene chiamata anche tipo nodo albero, per evitare l'uso della parola chiave struct, e invece tipo figli è dichiarato come un tipo puntatore a una struttura nodo figlio. Okay? Quindi vedremo che alla fine utilizzeremo per semplicità tipo albero e tipo figli. Tipo albero è un puntatore all'albero, quindi alla struttura nodo dell'albero. Tipo figli è un puntatore alla struttura nodo dei figli. Okay? Allora, queste sono le definizioni, appunto, vedete, definizioni doppiamente ricorsive, e ovviamente, come al solito, questo file poi sarà disponibile nelle dispense, e va leggermente modificata la definizione del tipo di dato astratto albero ennario, perché ovviamente, a differenza dell'albero binario, dobbiamo considerare la presenza di n figli. Quindi, ad esempio, il costruttore o il metodo che crea l'albero non avrà solamente due elementi, figlio sinistro e figlio destro, non esisteranno le funzioni destro e sinistro, ma esisteranno delle funzioni equivalenti. Allora, vediamo velocemente, vedrete che le modifiche delle operazioni di base dell'albero ennario sono abbastanza semplici rispetto a quelle dell'albero binario. Quello che invece è un pochino più complicato sono le procedure di visita, su cui ci soffermeremo di più. Allora, commentiamo velocemente quindi le operazioni del tipo albero ennario. Qui abbiamo una prima funzione, che è una funzione ausiliaria che serve per effettuare l'operazione di allocazione di questa struttura qui, e inizializzazione, quindi nodo alb alloc restituisce un puntatore a questa struttura passandogli come parametro un argomento che corrisponde al valore dell'informazione che vogliamo memorizzare. Vedete, questa funzione non fa nient'altro che allocare memoria per questa struttura, inizializzare il campo info con l'informazione passata come argomento alla funzione e mettere a null il campo figli. Quindi sostanzialmente crea un nodo dell'albero ennario che ha l'informazione passata come argomento e non ha figli. Qui ovviamente non è albibin. Per quanto riguarda la verifica, scusate, la costruzione di un albero vuoto, come nel caso degli alberi binari, l'albero vuoto è caratterizzato direttamente dal valore null, e quindi un albero ennario vuoto è corrisponde al valore null. Per quanto riguarda l'operazione di creazione, abbiamo che, ricordate, la creazione dell'albero binario avveniva con tre argomenti: informazione della radice, sotto albero destro e sotto albero sinistro. Qui non abbiamo destro e sinistro, ma abbiamo una lista di figli. Quindi l'operazione crea albero ha due argomenti, l'argomento corrispondente all'informazione della radice e il secondo argomento che è un puntatore alla lista dei figli. E quindi l'operazione che viene fatta è un'operazione, come nel caso precedente, di allocazione della memoria per la struttura tipo nodo albero e l'inizializzazione del campo info con l'informazione passata come argomento e in questo caso anche del campo figli con l'informazione passata di nuovo come argomento alla funzione creaAlbero. La verifica albero vuoto avviene confrontando il valore dell'albero con null. L'estrazione della radice dell'albero è
uguale al caso degli alberi binari, perché ovviamente non dipende dai figli, e quindi restituisce il valore info, il campo info di A, se A è diverso da null, altrimenti provoca un errore. E al posto delle funzioni destro e sinistro abbiamo un'unica funzione che si chiama figli, che restituisce appunto la lista dei figli di un albero. Questa funzione è definita solamente se l'albero è non vuoto, che se l'albero è vuoto i figli non esistono. Quindi anche in questo caso c'è una verifica preliminare che l'albero non sia vuoto. Se l'albero è vuoto viene restituito un errore, altrimenti viene restituito il puntatore alla lista di figli. E poi abbiamo un'altra funzione che ci interessa per realizzare le operazioni di costruzione di alberi e nari, che mentre nel caso di alberi binari la costruzione avviene direttamente dall'operazione crea, perché gli passiamo direttamente il sottoalbero che deve essere collegato, qui negli alberi e nari la nostra funzione crea non collega alberi con sottoalberi, e quindi dobbiamo aggiungere un'operazione che si chiama aggiungi figlio. Aggiungi figlio esegue la seguente operazione: dato un albero A e un albero F, aggiunge F come figlio di A. Ok? Quindi è un'operazione che dà di due alberi. E l'albero A, mettiamoci i numeri così è più semplice, l'albero A può ovviamente contenere già alcuni valori, dato un altro albero F, vogliamo aggiungere F come figlio di A. Allora, ovviamente quando fate l'operazione di inserimento, mentre nel caso degli alberi binari noi abbiamo una notazione precisa per indicare i figli, abbiamo il figlio sinistro e il figlio destro, ovviamente nel caso degli alberi e nari i figli non sono menzionati. E a seconda delle strutture e dei dati che volete memorizzare all'interno dell'albero ennario, ci sono dei casi in cui l'ordine dei figli può essere ignorato, nel senso che l'operazione che state facendo sui dati memorizzati degli alberi non dipendono dall'ordine dei figli, e altri casi in cui invece l'ordine è importante. Quindi questo vuol dire che quando andate a inserire un albero come sottoalbero, come figlio di un altro albero, dovete anche porvi il problema di dove inserite questo albero. Deve essere un figlio, ma ovviamente dovete anche verificare dove. Allora, in questa implementazione vedremo che lo facciamo sia per semplicità, ma poi i metodi che risolviamo faranno sì che questa scelta sia corretta. Aggiungeremo questo sottoalbero come primo figlio a sinistra, e quindi lo metteremo in testa rispetto alla lista dei figli. Ovviamente inserire in testa ha un vantaggio di efficienza, perché ci permette di fare l'operazione O di 1. Se volessimo inserire in coda, come sapete, dovremmo o scandire tutta la lista oppure aggiungere un altro puntatore alla coda, e diventa più complicato. Quindi l'operazione che definiamo è la seguente: che dato un albero A e un albero F, questo albero F viene aggiunto come figlio di A nella posizione più a sinistra. E quindi il risultato sarà questo albero qui. Ok? Allora, come facciamo questo? Innanzitutto l'operazione è definita solamente se l'albero A è non vuoto, perché se l'albero A è vuoto non si può aggiungere un figlio ad un albero vuoto, quindi deve avere almeno una radice. Se l'albero è vuoto viene generato un errore, altrimenti se l'albero non è vuoto vuol dire che esiste un nodo che contiene la struttura,
questo nodo ha un campo figli che può eventualmente contenere dei figli, oppure potrebbe essere che la lista dei figli è vuota, in questo caso vuol dire che l'albero A di partenza è una foglia. Allora, come facciamo a inserire quest'albero qui dentro? Utilizziamo una funzione add, che vediamo fra un attimo, e non fa nient'altro che l'inserimento in testa di una struttura collegata lineare, che ovviamente sapete già fare. E quindi la funzione add cosa fa? Vedete, tipo figli è una struttura collegata lineare, lo fa in maniera funzionale, quindi crea un nuovo nodo, questa volta è un nodo di tipo struct nodo figlio, crea questo nodo nuovo nodo e mette nel campo albero l'informazione passata come argomento e nel campo next il valore che era precedentemente contenuto nel nodo precedente. Okay? Quindi quando invocate add passandogli come argomento i figli di A, quindi questo puntatore qui, e F, che è il nuovo albero che dovete inserire, l'operazione di add è quella di mettere il nuovo albero che dovete inserire in un nuovo record. Mettere nel campo next il valore attuale di figli e poi, come valore di ritorno che sarà memorizzato nel campo figli del nodo di partenza, il nodo che è stato appena creato. E quindi questa operazione, l'operazione fatta da add, inserisce in testa alla lista dei figli un nuovo nodo del tipo nodo figlio, che contiene come puntatore all'albero l'albero che dobbiamo inserire e come campo next la precedente lista di figli. Quindi abbiamo inserito un albero a sinistra rispetto a quello attuale. Ok? Bene. Ora, questo è tutto quello che serve sapere per quanto riguarda la rappresentazione. Ora, come si modificano tutte le operazioni, in particolare le operazioni di visita degli alberi? Ovviamente si modificano semplicemente nel fatto che le operazioni sui figli non sono più due, ma sono n. Quindi la visita in preordine vuol dire visitare la radice e poi visitare tutti i figli. La visita in postordine vuol dire visitare prima tutti i figli e poi la radice. Nel caso degli alberi binari la visita simmetrica ha poco senso perché nel caso degli alberi n-ari la visita simmetrica ha poco senso. Nel caso degli alberi binari la visita simmetrica dice di visitare la radice tra la visita del nodo sinistro e la visita del nodo destro. Nel caso di alberi n-ari, poiché di nodi ce ne sono tanti, non è definita la visita simmetrica. Quindi per quanto riguarda le operazioni di visita, abbiamo i procedimenti in preordine e postordine che sono simili ai casi dell'albero binario. Ad esempio, per l'albero binario in preordine abbiamo detto che se l'albero è vuoto, allora facciamo una qualche operazione del passo base, altrimenti l'albero è costituito da radice, sottoalbero sinistro e sottoalbero destro, e quindi qui ci sarà una ricorsione in cui viene fatta un'operazione sulla radice, poi chiamata ricorsiva sul sottoalbero sinistro, chiamata ricorsiva sul sottoalbero destro. Ok? Questa è la funzione di visita in preordine di un albero binario. Se abbiamo un albero n-ario, cosa cambia? Allora, se l'albero è vuoto, passo base. Altrimenti, se l'albero non è vuoto, in generale è costituito dalla radice e da una lista di sottoalberi, T1, Tn, che non sappiamo a priori quanti siano. Beh, cosa facciamo in questo caso? La ricorsione è la stessa, quindi faremo la visita di A
operazione sulla radice, e poi cosa? Le chiamate ricorsive su tutti i figli. E quindi faremo chiamata ricorsiva su T1, puntini puntini, fino a chiamata ricorsiva su Tn. Come facciamo a fare queste chiamate ricorsive? Ovviamente non possiamo scrivere nel codice ft1, ft2, ftn, perché non sappiamo quante sono. Quindi mentre nel caso dell'albero binario sappiamo che sono esattamente due, quindi possiamo scrivere due istruzioni, nel caso di albero binario non sappiamo quante sono e quindi dobbiamo fare un procedimento che itera su tutti gli elementi della lista. E come si può fare questa iterazione? Si può fare in due modi, o con un ciclo oppure con la ricorsione. Ok? Quindi questa operazione di realizzare, effettuare la chiamata ricorsiva su tutti i sottoalberi di un albero ennario deve essere fatta o mediante un ciclo o mediante ricorsione. Quando lo fate mediante ricorsione vedete che avete una ricorsione doppia, perché c'è la ricorsione su questa lista che a sua volta poi fa la ricorsione di questa funzione su tutto l'albero. Ok? Nel caso post-ordine ovviamente la situazione è la stessa, basta che effettuiamo prima le operazioni sui sottoalberi e poi sulla radice. Quindi il post-ordine per l'albero binario è passo base come nel caso precedente, il passo ricorsivo abbiamo prima le chiamate sui sottoalberi e poi la chiamata sulla radice, e ovviamente nell'albero ennario abbiamo esattamente lo stesso schema. Quindi effettueremo prima le chiamate sui sottoalberi e poi l'operazione sulla radice. Ok? Allora, vedete che questa procedura è esattamente analoga alla precedente, l'unica cosa diversa è questa cosa qui. Quindi vediamo un attimino più in dettaglio come si fa questa operazione, come si fa la chiamata ricorsiva dei figli del nodo in questione, non sapendo a priori quanti sono. Allora, questa cosa qui si può fare in due modi, nel modo iterativo e nel modo ricorsivo. Li vedremo entrambi, non c'è grossa differenza, l'unica cosa che vedremo in alcuni esercizi è che iterativo ricorsivo cambia l'ordine con cui le operazioni vengono fatte, e quindi in alcuni casi questo non è importante, se l'operazione che dovete fare è commutativa, ad esempio la somma di tutti i nodi dell'albero la potete fare in qualunque ordine perché la somma è un'operazione commutativa, per altre operazioni invece l'ordine è importante, quindi la scelta ricorsiva iterativa poi la dovete fare anche in base a quello che fa il programma. Poi vedremo degli esempi. Allora, cosa abbiamo qui? Noi abbiamo che il nostro albero binario ha una lista di figli che dobbiamo visitare. E quindi tipicamente il modo migliore, per più semplice dal punto di vista didattico della programmazione, è quello di delegare questa operazione, quindi le chiamate ricorsive su tutti i figli, ad un'altra funzione. E quindi avete la funzione, scriviamola in maniera più precisa, avete una funzione f su un albero A, ok? E qui potete definire nel passo ricorsivo una nuova funzione che possiamo chiamare f figli, che è definita sui figli di A. Ok? Quindi questa, la funzione f, diventa una funzione standard ricorsiva sugli alberi. Se l'albero è vuoto, passo base, altrimenti chiamata ricorsiva sui figli che facciamo fare da un'altra funzione e poi l'operazione su A. E la chiamata sui figli cosa deve fare? Deve iterare su tutti i figli e
richiamare a sua volta F sui sottoalberi associati ai figli. Ad esempio, possiamo realizzare questa cosa mediante un ciclo e utilizziamo qui, esplicitiamo il fatto che la funzione potrà avere come argomento direttamente A e poi usiamo A freccia figli dentro. Quindi utilizziamo una variabile ausiliaria nel caso dell'uso del ciclo, quindi il solito puntatore che nella SCL scandisce tutti i nodi, viene posto pari al primo elemento della SCL che è A freccia figli e poi qui impostiamo un ciclo while P diverso da null con l'operazione che poi vedremo dopo e l'operazione di incremento di P che è P uguale P freccia next. Ok, quindi qui riconoscete il ciclo di escansione di una SCL. P uguale al primo nodo della SCL while P diverso da null P uguale P freccia next. Quindi cosa fa questo ciclo? Scandisce tutta la lista dei figli e ciascun nodo della struttura P ha la componente albero che è un puntatore al sottoalbero corrispondente al figlio. Cosa ci dobbiamo fare con questo albero? Questo albero dobbiamo applicare F perché dobbiamo chiamare ricorsivamente la funzione sul sottoalbero e quindi qui scriviamo semplicemente F di albero. Allora vedete anche qui che c'è una chiamata F che a sua volta chiama F figli al cui interno c'è la chiamata di F. Quindi la ricorsione è indiretta in quanto nella definizione di F non c'è direttamente la chiamata da F, ma F viene chiamata da un'altra funzione che è chiamata da F, quindi è comunque una funzione ricorsiva. Se voi scrivete la funzione f che chiama g e poi definite g come funzione che chiama f, ovviamente, anche se guardando singolarmente ciascuna delle due cioè, non è ricorsiva, se le guardate insieme ovviamente è una funzione ricorsiva perché f chiama g, g chiama f e quindi questa è comunque una chiamata ricorsiva. Ok, allora questo è un modo per visitare tutti i figli di un nodo e applicare F ricorsivamente a tutti i sottoalberi. D'accordo? Ovviamente quando questa operazione termina, quindi vuol dire che ho scandito tutti i figli del nodo in questione, allora posso ritornare nell'attivazione precedente e continuare l'operazione. E viceversa, quando qui faccio la chiamata ricorsiva sul sottoalbero, di nuovo si rimposta tutto il procedimento su quel sottoalbero. Bene, ovviamente, come sapete, la scansione di un SCL si può fare anche in maniera ricorsiva. Quindi questa è la versione iterativa. La versione ricorsiva è più semplice. E è la seguente. Se A freccia figli uguale uguale null, allora ho finito, qui ci sarà un passo base o return qualcosa a seconda di quello che sto calcolando, altrimenti vuol dire che esiste almeno un figlio e quindi qui devo fare qualcosa tipo f di a freccia albero che mi fa la chiamata ricorsiva su, scusate, a freccia figli freccia albero, che mi fa la chiamata ricorsiva sul primo figlio di A e poi la chiamata ricorsiva F figli su A freccia figli freccia next.
che mi farà questa operazione su tutti gli altri figli. Ok? Data una SCL, qui vedete una procedura di scansione dell'SCL in maniera ricorsiva. Se l'SCL è vuota, passo base, altrimenti operazione sul primo elemento dell'SCL, chiamata ricorsiva su tutti gli altri elementi dell'SCL. Ok? Dove qui, anche in questo caso, vedete che l'elaborazione del primo elemento dell'SCL corrisponde alla chiamata ricorsiva sul sottoalbero. Quindi anche in questo caso abbiamo una doppia ricorsione, e in più c'è ricorsione anche su F figli. Quindi c'è ricorsione su F in diretta tramite F figli, ma c'è anche ricorsione su F figli. Ma funziona tutto, non vi preoccupate. Ok, sostanzialmente l'importante è che capite questo, che questa funzione non fa nient'altro che scandire tutta la SCL di puntatori ad alberi e chiamare F su tutti gli alberi. E lo può fare in maniera iterativa, come abbiamo visto prima, o in maniera ricorsiva, come vediamo adesso. Ovviamente questa operazione è indipendente. Una volta completata questa operazione, che ovviamente può essere anche molto complessa, però quando è completata avete fatto questa parte del caso ricorsivo e dovete fare adesso l'operazione sulla radice o dopo o prima, a seconda se la visita è in preordine o in postordine. Bene, allora vediamo qualche esempio. Il primo esempio è. Avete qualche domanda? La stampa parentetica. Ovviamente possiamo estendere la notazione parentetica che abbiamo visto per gli alberi binari anche ai casi di alberi ennari. E per effettuare questa estensione dobbiamo tener conto del fatto che la rappresentazione binaria di un albero ennario avrà un valore della radice e poi una serie di nodi successivi. Allora, per semplicità, realizzeremo la serie dei nodi come una lista di sottoalberi, ovviamente ennari, che devono essere sempre completati da un albero vuoto. Okay? Quindi questa è la rappresentazione parentetica di un albero con un nodo che ha informazione n, poi un sottoalbero che ha come radice 5, per cui ci saranno altre cose, un altro sottoalbero che ha come radice 3. E qui ci saranno altre cose relative a questo sottoalbero. E poi per dichiarare il fatto che non ci sono più figli di questo nodo, chiudiamo il tutto con un albero vuoto. E quindi intendiamo che se il prossimo figlio ha un albero vuoto, vuol dire non ci sono più figli. Quindi questo ovviamente permette di estendere la notazione, aggiungere quanti sottoalberi volete. 7, 1, ciascuno dei quali ovviamente può avere altre informazioni, e poi chiudete con sottoalbero vuoto. Ovviamente un albero vuoto è rappresentato solamente da una coppia di parentesi, un albero che contiene solamente un nodo foglia, è rappresentato dal valore e da un albero vuoto e così via. Quindi la funzione di stampa parentetica di un albero ennario si può implementare in questo modo. Qui utilizziamo una versione iterativa nella stampa dei figli. È il seguente: se l'albero è vuoto, allora stampiamo la rappresentazione parentetica dell'albero vuoto. Questa parte è esattamente la stessa del caso dell'albero binario. Altrimenti, se l'albero non è vuoto, cosa facciamo? Stampiamo parentesi aperta e il campo info. Poi, questa parte qui stampa ricorsivamente tutti i sottoalberi e infine stamperemo parentesi chiusa. Scusate, albero vuoto e parentesi chiusa.
Quindi vedete la struttura è stampare, parentesi aperta, campo info di quest'albero. Questa procedura che adesso vi commento stampa tutte le informazioni di tutti i sottoalberi di A e poi concludiamo con albero vuoto e parentesi chiusa. Questa operazione centrale cosa fa? Tramite iterazione accede a tutti i campi della struttura collegata lineare che contiene le informazioni sui sottoalberi, utilizzando, vedete, la versione iterativa, utilizzando la variabile P come variabile puntatore che scandisce tutta la SCL, viene inizializzata a freccia figli, che è il puntatore al primo nodo della SCL, al primo nodo della lista, e il ciclo while P diverso da null, P uguale P freccia next, garantisce che P vada a puntare successivamente a tutti i nodi della lista. E l'operazione che viene fatta è semplicemente la chiamata ricorsiva di stampa parentetica su P freccia albero, che quindi farà l'operazione di stampare il sottoalbero sinistro, scusate, il primo sottoalbero, poi il secondo sottoalbero, poi il terzo sottoalbero, finché arriviamo a P uguale null, che è la situazione in cui abbiamo finito di stampare tutti i sottoalberi di questo nodo. A quel punto stampiamo albero vuoto e usciamo. Okay? Quindi vedete che rispetto al caso precedente, invece di avere due chiamate, stampa parentetica a freccia sinistra, stampa parentetica a freccia destra, abbiamo un ciclo while che applica stampa parentetica a tutti i sottoalberi che sono memorizzati nella lista dei figli. Ok? Qui trovate anche la funzione per fare l'operazione inversa, quindi data una rappresentazione parentetica di un albero ennario, vogliamo leggere questa rappresentazione e costruire l'albero ennario. Allora è simile a quella precedente, la differenza è qui, che dopo che abbiamo letto la parentesi e il valore della radice, per costruire l'albero binario, scusate, l'albero ennario, qui c'è ancora qualche refuso. Per costruire l'albero ennario, cosa facciamo? Dobbiamo utilizzare la funzione creaAlbero che abbiamo visto precedentemente con due argomenti. Un argomento è l'informazione della radice, il secondo argomento è la lista dei figli. Okay. Come creiamo la lista dei figli? Beh, in questo caso abbiamo definito la funzione leggiFigli. La funzione leggiFigli cosa fa? Legge tutti i sottoalberi dal file a partire dal puntatore corrente finché non trova l'albero vuoto e restituisce una struttura collegata lineare di nodi di tipo nodo figlio che a sua volta puntano ai vari sottoalberi che sono stati costruiti. E quando questa funzione ritorna a questa lista viene messa nel campo figli del nodo attuale e quindi costruisce l'albero ennario. LeggiFigli è implementata in maniera ricorsiva in questo modo. Utilizziamo la funzione leggiSottoalbero. LeggiSottoalbero legge un sottoalbero, quindi una cosa che inizia da parentesi e finisce con la parentesi. E ci sono due casi, o il sottoalbero che ha letto è il sottoalbero vuoto, perché ha letto da file una coppia di parentesi aperte e chiuse, in questo caso legge sottoalbero e restituisce nulla, oppure è un albero non vuoto, in questo caso viene restituito un puntatore diverso da nulla. E quindi vedete che l'operazione che facciamo è la seguente. Leggiamo il sottoalbero a partire dalla posizione del file attuale e poi distinguiamo i due casi. Se F è uguale null, vuol dire che abbiamo letto una coppia di parentesi,
Allora possiamo restituire nulla, che vuol dire che abbiamo letto l'albero vuoto e la rappresentazione dell'albero vuoto è nulla. Vedremo che questo valore restituito va bene anche se abbiamo letto l'ultimo elemento di una lista. Perché se abbiamo letto l'ultimo elemento di una lista di figli, il valore nulla rappresenta il termine della lista. Quindi vedremo che questa condizione si può ottenere in due casi, o quando stiamo leggendo effettivamente un albero vuoto, oppure quando siamo arrivati alla fine di una lista di figli, e anche in questo caso la restituzione del valore null è corretta, in quanto null denota sia l'albero vuoto sia il termine di una lista. Altrimenti, se f è diverso da null, vuol dire che ho letto un termine della stringa, che è la rappresentazione parentelica dell'albero, che corrisponde a tutto un sottoalbero. E cosa devo fare allora? Beh, devo leggere tutti gli altri e quindi chiamo ricorsivamente leggi i figli per leggere anche gli altri. E poi inserisco F, quello che ho letto adesso, in testa a tutti gli altri. Vedete che questo inserimento in testa mi permette di mantenere correttamente l'ordine, ovvero se nella rappresentazione parentelica ho che la parte relativa al sottoalbero 5 si trova prima della parte relativa al sottoalbero 3, io voglio anche che poi nella rappresentazione in memoria dell'albero 5 sia più a sinistra di 3. Okay. Allora cosa faccio? Per fare questa operazione, ricordatevi che la funzione add inserisce in testa, allora devo inserire in testa dopo aver letto la parte restante. Quindi io devo prima leggere tutto il resto e la lettura, quella che vedete adesso evidenziata, mi restituisce la lista di tutti gli altri e poi alla lista di tutti gli altri aggiungo in testa quello che ho letto adesso. Se questa operazione non la fate in questo modo, ad esempio se la fate con un ciclo while, e se fate add dentro un ciclo while, allora in questo caso vedete che l'albero verrà invertito, perché l'add sul ciclo while vuol dire che andate a mettere l'ultimo elemento andrà in testa, che se fate queste operazioni in ordine, chiamate add di questa, poi add di questa, poi add di questa e poi add di questa, poiché add inserisce in testa, vedete che 1 diventerà il sottoalbero più a sinistra. Invece in maniera ricorsiva, siccome l'operazione add viene fatta dopo la ricorsione, questa è una chiamata in post-ordine, anche se è lineare, quindi fate prima la ricorsione e poi la add, allora l'operazione mantiene l'ordine. Bene, vediamo adesso qualche altra funzione. Vedrete che alcune funzioni sono semplici, altre un pochino più complicate e tipicamente la suddivisione in due funzioni, una funzione che lavora sull'albero, una funzione che lavora sui figli, permette, diciamo, una maggiore leggibilità e facilità d'uso. Quindi tipicamente, soprattutto se, diciamo, casi semplici, funzioni ricorsive, ve la cavate con due funzioni, ciascuna delle funzioni ha un solo if. Altrimenti le cose sono molto più complesse. Ad esempio, calcolare la dimensione di un albero ennario. Dimensione vuol dire numero di nodi. Allora, è molto semplice. La funzione ricorsiva si estende rispetto a quella degli alberi binari, banalmente, in questo modo. Se l'albero è vuoto, allora la dimensione è 0. Quindi albero vuoto, dimensione 0. Se l'albero contiene la radice e poi n sottoalberi, il risultato sarà 1, che è il nodo radice, più la somma su tutti i sottoalberi della chiamata ricorsiva sui vari sottoalberi. Ok? Come facciamo questa operazione? Questa operazione la possiamo delegare ad una funzione che effettua l'operazione su tutti i figli di un nodo. E quindi possiamo
definire la funzione dimensione albero come funzione che nel caso base restituisce 0, altrimenti restituisce 1 più, e questo calcolo lo facciamo fare alla a un'altra funzione, la funzione che si chiama size f, size figli. Che cosa fa? Che dato il puntatore alla lista dei figli, calcola la somma dei nodi di tutti i figli. E quindi itera sulla struttura collegata al lineare f in maniera ricorsiva, in questo modo. Se f è null, vuol dire che questo nodo non ha figli, quindi la dimensione è 0. Altrimenti, cosa devo fare? Io ho questa situazione, ho un puntatore f ad un nodo figlio che ha un puntatore albero, a tutto un sottoalbero, e puntatore next al prossimo figlio. Come conto il numero di nodi? Beh, il numero di nodi totali dell'albero sarà dato da quanti nodi sono presenti nel sottoalbero albero più tutti i nodi che saranno presenti su tutti gli altri sottoalberi. Quindi i nodi dell'albero li conto con size. Quindi size p freccia albero mi conta i nodi che stanno qui dentro, più chiamata ricorsiva su p freccia next mi conta i nodi di tutti gli altri alberi. Ok? Vedete anche in questo caso che la funzione size f utilizza size, la funzione size utilizza size f, e quindi per compilare correttamente questa porzione di codice dovete definire una delle funzioni, in particolare la funzione che usate prima di essere dichiarata, la definite prima. Quindi in questo caso, vedete, questa definisce una funzione senza implementazione e dice esiste la funzione size. Questo permette al compilatore di usarla qui dentro, perché sa che è una funzione che dando un albero restituisce un intero. Al compilatore gli interessa solo questa informazione per compilare e verificare che l'istruzione è corretta, e poi invece l'implementazione di size la fornite successivamente. Bene, vediamo il calcolo della profondità, questa volta lo facciamo in maniera iterativa. Allora, ovviamente quando lo fate ricorsivamente è obbligatorio suddividere in due funzioni. Se l'operazione viene fatta in maniera iterativa non è necessario, potete farlo, potete non farlo a seconda delle vostre preferenze. Allora, per quanto riguarda il calcolo della profondità, abbiamo che la profondità dell'albero vuoto è meno 1, la profondità di un albero costituito da una radice e una lista di sottoalberi, vi ricordate, è 1 più la massima profondità tra tutti i sottoalberi. Quindi dobbiamo calcolare la profondità di tutti i sottoalberi, calcolare il massimo delle profondità di tutti i sottoalberi e poi sommare 1. E questa è ovviamente la banale estensione nel caso albero binario, in cui questi termini sono 2 e qui invece sono n, semplicemente. Allora, come facciamo? Questa volta utilizziamo, quindi il passo base, se l'albero è vuoto, return meno 1, passo ricorsivo, questa volta effettuiamo una soluzione basata sul ciclo, e quindi facciamo un'iterazione su tutti i figli tramite il puntatore f, che è posto pari a freccia figli, quindi il primo elemento dell'SCL dei figli. Il ciclo è controllato da f diverso da null, l'operazione di incremento f uguale f freccia next, quindi questo garantisce che f punta a tutti i figli dell'albero. E cosa facciamo? Durante questo ciclo dobbiamo accumulare il valore della profondità massima.
Partiamo da meno 1, che è il valore della profondità dell'albero vuoto, e ad ogni iterazione del ciclo calcoliamo la profondità dell'albero, del sottoalbero, chiamando ricorsivamente profondità, che farà poi tutte le operazioni per calcolare le profondità di ciascuno dei sottoalberi, e poi accumuliamo nella variabile Pmax il valore massimo tra il valore precedente e il valore attuale. STD max è una funzione definita per calcolare il massimo. Ovviamente potete utilizzare l'istruzione condizionale o qualsiasi altro modo. Il significato di questa istruzione è accumulare il valore massimo. Quindi il valore massimo è o quello di prima oppure P, se P è maggiore di quello di prima. Okay? Quindi questo ciclo accumula nella variabile Pmax il valore massimo di tutti i sottoalberi che vengono visitati e poi alla fine del ciclo il risultato è 1 più questo valore massimo. Notate che se siamo in presenza di un albero senza figli, che però contiene almeno la radice, allora avremo una situazione in cui A è diverso da null, perché abbiamo la radice, però F è uguale a null, quindi il ciclo non viene mai eseguito, perché F è uguale a null, e il risultato è 0, perché Pmax rimane meno 1, però quando qui sommate più 1 nella return restituisce 0. Quindi questo correttamente restituisce 0 se la profondità dell'albero è se l'albero contiene solamente un nodo. Se contiene il nodo e il figlio, restituirà 1 e così via. Bene, vedete, questa è una visita in post-ordine, perché prima calcolate le profondità dei sottoalberi e poi fate l'operazione col nodo radice. Stessa cosa dovete fare per dealloca. Dealloca è il metodo, è la funzione che rimuove tutta la memoria allocata per un albero ennario e deve rimuovere tutti i record, sia i record di tipo albero che i record di tipo figlio. Ok? E quindi vedete che farà un'operazione, come abbiamo visto anche nel caso di dealloca per l'albero binario, in post-ordine. Quindi deve prima deallocare tutti i sottoalberi, e mentre dealloca i sottoalberi deve anche deallocare i vari nodi dell'SCL, e poi può deallocare il nodo radice. Quindi la rappresentazione in memoria è questa: abbiamo un albero che è un puntatore a una SCL di alberi, e così via, e quindi deve prima di deallocare, vedete che non potete deallocare questo nodo se non avete deallocato prima tutta la lista, ma non potete deallocare tutta la lista se non avete deallocato prima tutti i sottoalberi. E quindi l'operazione va fatta in post-ordine: si dealloca tutto questo albero, poi possiamo deallocare questo nodo, spostarci avanti sul prossimo, deallocare tutto il sottoalbero, deallocare quest'altro nodo, spostarci avanti sul prossimo, deallocare tutto questo sottoalbero, deallocare questo nodo. A questo punto abbiamo deallocato tutto questo e possiamo deallocare anche il nodo radice. Quindi qui vedete che se ovviamente l'albero è vuoto non dobbiamo fare nessuna operazione, se l'albero non è vuoto cosa si fa? Si fa prima l'operazione di deallocazione di tutti i figli e poi la deallocazione del record relativo all'albero. La deallocazione di tutti i figli avviene secondo un ciclo che scandisce tutti questi elementi e per ogni iterazione di questo ciclo facciamo dealloca di tutto il sottoalbero e poi la free di ciascuno di questi. Quindi vedete che dentro al ciclo, oltre alla parte standard del ciclo, che è sempre F uguale A freccia figli, F diverso da null, F uguale F freccia next, quindi questo scandisce con F tutti gli elementi,
E le operazioni che facciamo è dialogare F freccia albero, quindi per ogni passo del ciclo viene dialogato ricorsivamente tutto l'albero, e poi dobbiamo rimuovere questo nodo. Però nel rimuovere questo nodo dobbiamo stare attenti perché noi dobbiamo però comunque puntare al prossimo. Quindi quando dovete eliminare dei nodi dell'SCL, ricordate, dovete utilizzare due puntatori. Il puntatore al nodo che volete eliminare, che viene memorizzato, poi spostate F al nodo successivo perché l'operazione deve continuare e poi potete dialogare questo. Perché se fate free di F e poi F uguale F freccia next, questo dà errore in generale. Ok? Quindi mi ricordo che devo dialogare F. Sposto F in avanti e libero P. Non posso scrivere free f e poi f uguale f freccia next e non posso scrivere f uguale f freccia next senza ricordarmi quest'altro, se no questo poi non lo posso dialogare. Quindi servono questi due puntatori. Quindi se l'albero non è vuoto, in post-ordine dialogo tutti i sottoalberi, poi effettuo la free di tutti i nodi che ho utilizzato per memorizzare la lista di figli e poi infine effettuerò la free dell'ultimo elemento. Bene, un'altra funzione interessante è la funzione di copia. Questa un albero binario, vogliamo effettuare una copia dell'albero binario, quindi costruire una rappresentazione che effettua una copia profonda di tutta la memoria dell'albero binario, quindi ricrea la struttura dell'albero binario di partenza. Allora, questa vedete è un esempio di implementazione ricorsiva, doppiamente ricorsiva, quindi abbiamo copia che richiama copia figli e copia figli che usa copia. Allora, la parte copia è semplice, se l'albero è vuoto restituiamo albero vuoto. Altrimenti dobbiamo creare un albero che ha come informazione la stessa informazione di A e come figli gli stessi figli di A. Ok? E quindi qui semplicemente scriviamo crea albero A freccia info copia figli di A freccia figli. Ok? E quindi cosa fa crea albero? Crea appunto un albero con A freccia info che sarebbe una copia di A e una copia di tutti i figli. Come si fa una copia di tutti i figli? Scrivendo una funzione, anche questa volta ricorsiva, che itera su tutti i figli, facendo un'operazione di copia di una struttura collegata lineare. E come fate questa cosa? In maniera ricorsiva, avete copia figli che dato F deve restituire una copia di F, F è una SCL. Se la SCL è vuota, il risultato è lista vuota. Altrimenti, cosa fate? Dovete fare questa operazione. Prima effettuare la copia di tutta la parte restante della lista. Ok? Quindi copiate tutti i nodi successivi al primo albero. Poi copiate l'albero F freccia albero e quindi inserite in testa l'albero corrispondente al primo figlio alla lista di tutti gli altri che è stata costruita ricorsivamente. Ok? Quindi copia figli di F freccia next effettua una copia di tutti gli altri figli tranne il primo. Copia di F freccia albero fa la copia del primo e la funzione add inserisce la copia del primo in testa alla copia di tutti gli altri. Quindi inserire in testa la copia del primo alla copia di tutti gli altri corrisponde a costruire correttamente la lista dei nodi dei figli dell'albero nell'ordine giusto. Okay? Notate qui, ovviamente è importante che l'ordine venga preservato. Anche in questo caso, se utilizzate il ciclo while e utilizzate add dentro al ciclo while, questo vi effettuerà una copia in ordine inverso. Okay, se volete utilizzare il while qui dentro o non utilizzate direttamente add, quindi dovete costruire
a mano tutti i record, oppure dovesse definire un metodo add last, perché col ciclo while, quando fate l'inserimento, lo volete aggiungere alla fine e non all'inizio. E quindi dovete scrivere un metodo add last, che però se lo scrivete in maniera semplice, che ogni volta scandisce la lista fino ad arrivare all'ultimo, ovviamente il procedimento risulta essere più inefficiente. Bene, possiamo vedere l'ultimo esempio, somma figli, molto semplice, è una funzione che, dato un albero, restituisce la somma di tutti i valori contenuti nei nodi, e anche in questo caso vedete l'implementazione con doppia ricorsione, con funzione ausiliaria somma figli, risulta essere abbastanza semplice. Quindi la somma dell'albero ennario è calcolata con 0 se l'albero è vuoto, e con il valore dell'informazione più la somma di tutti i sottoalberi figli, se l'albero non è vuoto, quindi a freccia info è l'informazione del nodo radice più la somma di tutti i figli, e la somma dei figli la calcoliamo di nuovo ricorsivamente in questo modo: se la lista dei figli è vuota, allora il risultato è 0, altrimenti il risultato sarà dato dalla somma di tutti i nodi di questo sottoalbero più la somma di tutti gli altri figli. Okay? Quindi somma f freccia albero mi calcola la somma di tutti i nodi di questo sottoalbero, mentre somma figli di f freccia next mi applica ricorsivamente la somma a tutti gli altri figli di questo nodo, escluso il primo. Bene. Qui ovviamente vedete anche il programma main che vi permette di verificare il funzionamento di questi esercizi. Allora, vedete, questi esercizi possono sembrare complicati, ma in realtà combinano due cose che già conoscete: gli alberi binari con le strutture collegate lineari. Non c'è niente di nuovo in quello che abbiamo visto in questa lezione rispetto a quanto fatto precedentemente. Ovviamente la difficoltà sta nel capire come incastrare queste due cose, perché dovete incastrare una ricorsione sugli alberi binari con una scansione di una lista, che a sua volta può essere fatta o in maniera iterativa o in maniera ricorsiva. Però se guardate il pattern risolutivo di questi algoritmi di visita, sono sostanzialmente tutti molto simili tra di loro, e concettualmente una facile estensione del caso degli alberi binari, dove l'operazione invece di farla su due elementi la fate su n elementi in generale. Ovviamente ci sono cose un pochino più complicate che non vedremo, perché comunque siamo alla fine di questo corso. Le cose più complicate sugli alberi binari, un pochino più complicate, sono le eliminazioni di sottoalberi, perché ovviamente quando andate a eliminare un sottoalbero dovete fare operazioni di derogazione, tutte le operazioni che già sapete fare sulle strutture collegate lineari per eliminare un nodo all'interno di una struttura, però sapete che questa operazione va fatta in maniera opportuna, e ovviamente altre, diciamo, operazioni specifiche sugli alberi ennari possono essere più complicate, perché richiedono la definizione di due strutture. Esiste un altro modo per implementare gli alberi ennari in maniera più semplice dal punto di vista della realizzazione delle strutture dati, ma poi richiede un po' di attenzione nella definizione delle procedure, degli algoritmi. Abbiamo visto che in questa rappresentazione con strutture collegate abbiamo necessità di definire due tipi di strutture: la struttura che corrisponde ai nodi dell'albero, dalla struttura che corrisponde ai nodi della lista dei figli.
è possibile realizzare una rappresentazione sempre collegata che è definita da un'unica struttura. E la struttura, l'unica struttura che possiamo definire è una struttura a tre campi di questo tipo. Abbiamo il campo info, poi abbiamo il campo primo figlio e il campo fratello. Ok? Quindi abbiamo una struttura a tre campi, in cui il campo info è un campo di tipo info albero e poi abbiamo due campi che sono della stessa struttura del nodo albero, quindi qui definiamo un'unica struttura che possiamo chiamare struct nodo albero e quindi questi puntatori sono puntatori a strutture analoghe fatte così. Quindi possiamo definire un'unica struttura dati che è la stessa. Ovviamente, quindi vedete che dal punto di vista sintattico è uguale alla definizione del nodo dell'albero binario, solo che questi non si chiamano sinistro e destro, ma si chiamano primo figlio e fratello. Ovviamente la semantica è importante e la semantica è la seguente, che appunto come dicono i nomi, questo campo indica il puntatore al primo figlio di questo nodo, mentre quest'altro campo non indica un puntatore a qualcosa che sta a livello successivo, ma un puntatore a qualcosa che sta allo stesso livello. Quindi, ad esempio, abbiamo l'albero binario 5, 3, 2, 1, 4, 7, 9. Immaginiamo, mettiamo anche qui 11. Immaginiamo questo albero binario, come viene rappresentato? Ora faccio il disegnino senza i nomi dei campi, ma le frecce, quelle che vanno verso il basso, indicano il campo primo figlio, quelle che vanno invece in orizzontale indicano il campo fratello, e quindi possiamo rappresentare questo albero in questo modo. Allora, 5 non ha fratelli, ma ha un solo figlio sinistro, primo figlio, che è 3. 3 ha sia un figlio che un fratello, che è 2. 2 ha un figlio e un fratello, che è 1. E 1 non ha né figli né fratelli. Ok? Poi 3 a sua volta ha 4, che non ha figli, però ha come fratello 7. Sette non ha figli, è come fratello 9. E poi 2 ha un solo fratello 11. Ok? Quindi questa è una rappresentazione di alberi ennari che può essere fatta con un'unica struttura. Vedete che la struttura è sempre la stessa, è una struttura campo info, campo primo figlio e campo fratello. E è una struttura anche molto efficiente perché permette di andare in profondità per vedere qual è il prossimo figlio, il primo figlio di un nodo e poi di andare in ampiezza per vedere quali sono i fratelli. Ovviamente non permette una visita a deslivelli perché c'è il collegamento solamente nei fratelli di un sottoalbero, ma non fratelli che si trovano su sottoalberi diversi. Quindi qui i collegamenti sono solamente quelli tratteggiati. Se qui ci fosse un altro nodo, non sarebbe collegato direttamente a 11. Però vedete che la struttura è equivalente a quella che abbiamo definito precedentemente, perché per ogni nodo voi potete accedere alla lista dei figli. Solamente questa lista dei figli non è rappresentata con una struttura intermedia, ma direttamente con una struttura di nodi. E ogni nodo, voi potete sapere se questo nodo ha dei figli, un campo, questo campo diverso da null, e se ha dei fratelli, questo
questo campo diverso da nulle. Quindi potete avere nodi foglia che non hanno fratelli, nodi foglia con fratelli, e potete avere ovviamente, mettiamo anche questo caso così completiamo la casistica, potete avere un nodo, ad esempio il nodo 11, che non ha fratelli però ha figli. Le procedure che abbiamo visto ovviamente si possono applicare facilmente anche a questa struttura, cambiando opportunamente i nomi. Laddove non avete più la differenza tra tipo figlio e tipo albero, ma tutte queste strutture sono dello stesso tipo, e l'unica cosa ovviamente dovete stare attenti quando state facendo l'operazione sul sottoalbero rispetto ad operazioni che vanno a visitare la lista dei figli del nodo precedente. Quindi è un pochino più complicata la gestione e la creazione, però dal punto di vista dell'organizzazione della memoria ovviamente è più semplice, perché non richiede la definizione di due strutture distinte. Bene, questo è quanto per oggi. Quello che vedremo sostanzialmente domani è la possibilità che queste frecce tornano indietro, e quindi complichiamo ulteriormente la rappresentazione.